Da Mantova, la capitale italiana della cultura 2016, giovedì 18 agosto, il Ferrara Baskets Festival, la rassegna internazionale del musicista di strada giunta quest'anno alla 29esima edizione. Tra le mille sfumature di un'estate non troppo assolata, la macchina dell'organizzazione si sta muovendo perché tutto sia pronto per accogliere musicisti e turisti in città. I luoghi del centro sono per lo più consolidati perché sono comunque le piazzette e le piazze principali e le più belle del centro storico. Ogni anno cambiamo qualcosa, cerchiamo un po' di allargare il nostro percorso oppure dobbiamo adattarci ai lavori ai lavori in corso, ma organizzeremo, oltre al punto musica già previsto, insomma, organizzeremo anche dei disegni di decorazione che in un qualche modo possano abbellire le impalcature della facciata del Duomo. Il centro storico di Ferrara dal 21 al 28 agosto diventa Baskerville, la città dei baskers e delle migliaia di appassionati di una musica che offre ad ogni angolo la scoperta di suoni, artisti e armonie diverse. Nelle piazzette, sotto i portici, la città rinascimentale si trasforma in una città aperta al mondo. Noi siamo molto contenti di essere stati i primi ad avere ricevuto il certificato di Eco Festival a livello nazionale e proprio perché abbiamo puntato ad avere una città pulita in tutti i momenti. Noi ci avvaliamo naturalmente anche della collaborazione di questi signori che noi chiamiamo Eco Festival aiutanti, insomma, le Clean Up si chiamano, è un gruppo di studenti di Napoli che vengono regolarmente al festival e si posizionano nei punti strategici della città proprio davanti ai bidoni per, come devo dire, aiutare le persone, il pubblico, tutti noi a fare una differenziata come si deve. Ovviamente era molto contento, peraltro è il nostro sponsor principale e questo, come devo dire, ci fa onore perché poi vediamo che se la città è pulita anche gli ospiti, anche il pubblico tiene a mantenerla pulita. Nel cuore dell'estate e sotto il cielo di agosto, che oggi è un po' grigio, Ferrara si trasforma nel regno dei musicisti di strada. Eccoci quindi a Baskerville 2016, pronti a iniziare il nostro viaggio per curiosare in ogni angolo della città e lasciarci trascinare dai ritmi travolgenti provenienti da ogni paese del mondo. Sono colorati, estrosi e variopinti e portano in giro la cultura e i suoni del loro paese. Ferrara li ospita qui, nei luoghi più suggestivi della città. Incredibile! Radio Gaga. You know it. Radio Gaga.
dove gli artisti si limitano a suonare per il pubblico, anzi in questo caso con i Connection Balkon è proprio il pubblico parte integrante della loro esibizione. Una festa per tutti che ha debuttato a Mantova e che ha fatto a Comacchio la sua tradizionale anteprima, proprio tra ponti e canali. Noi siamo andati a dare un'occhiata. Guardate un po'. È inutile negarlo, la magia degli artisti di strada ha invaso anche Comacchio. Non solo sulle strade, ma anche sui ponti. Venite con me, andiamo a vedere. Siamo qui con Alberto Lanza, il direttore dell'orchestra GMO. Che cosa farete questa sera? Stasera suoneremo per un'oretta circa un repertorio intitolato America, la scoperta delle culture e le musiche di tutto il continente americano, dagli Stati Uniti fino al Brasile, passando dal Messico, Puerto Rico e Argentina. Ho visto che siete un gruppo di giovanissimi, in quanti siete? Siamo qui in tournée, siamo circa 65 musicisti, compresi fra i 12 e i 27 anni. È un'orchestra ritmico-sinfonica composta da archi, fiati, percussioni e strumenti digitali. Veniamo dalla Val d'Ossola e dalla provincia del Verbano Cusio-Ossola. Italianissimi, ma amano la musica che viene dai Balcani. Sono i Peppe Millanta e Balkan Bistro e sono stati amatissimi nel 2015. Non solo musica ma anche giochi a Baskerville. Che cosa state facendo? Stiamo cercando di mettere insieme questo cubo ma non ci stiamo riuscendo. Proprio l'hanno fatto senza guardare, disattenti, pensando di rifarlo velocemente. Invece è no, difficile. Molto difficile, molto. Da dove venite? Pisa, Toscana, Pisa. Prima volta al Basket Festival? No, è la terza volta. Quindi siete appassionati e tornate ogni anno? Esattamente, perché ci piace l'atmosfera del posto. Questa festa è molto bella, però peccato che non c'è solo una volta all'anno. Vi state divertendo? Sì, molto. Get promoted, we'll move by the shelter.
La magia della musica di strada fa risplendere la notte di Ferrara, dove la 29esima edizione della rassegna del musicista di strada è entrata ormai nel vivo per il suo secondo e ultimo weekend. Tra i vari invitati avremo anche diverse band provenienti dall'Austria, quest'anno la nazione ospite. Qui dietro di me si stanno esibendo Die Van der Vogel, un gruppo austriaco che ci propone un mix di canzoni scozzesi, vecchi brani austriaci, opere classiche e brani folk. Insomma, con loro non c'è mai da annoiarsi. Oltre 1000 musicisti di strada incantano questo centro storico UNESCO, dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte. Infatti, oltre ai 20 artisti invitati, abbiamo più di 300 formazioni di artisti di strada, di ogni disciplina. Passeggiando per Ferrara ci può capitare di trovare dal pittore all'acrobata, dal giocoliere al musicista che propone nuovi generi musicali, oppure che suona strumenti autocostruiti. Ci propongono un rock alternativo, i Dark Jones, il trio scozzese che viaggia tra la musica psichedelica, indie e prog rock. La musica dei Buskers qui a Ferrara si sta fermando per lasciare posto alle campane che suonano in commemorazione delle vittime del terremoto. Porta nel becco una nota e subito l'arte al Duomo di Ferrara si trasforma in speranza. È questo il compito che da sempre è affidato alla musica. È l'opera del talento di Gregorio Mancino, Movement Art, artista accreditato del Ferrara Basker Festival 2016. Show a little tenderness. In questa magica atmosfera donata dal Castello di Ferrara si stanno esibendo i Pavement Orchestra, tre fantastici fratelli provenienti da Copenaghen. Fanno ballare grandi e piccini con musica alpina, valzer e polka. Sono gli Arpor Geller e se avevate qualche dubbio, sì, vengono dalla Svizzera. Sono applauditissimi e vengono dalla Polonia, sei componenti della Krakow Street Band, che mescolano il blues al jazz e allo swing.
solo musica al Buster Festival, ma anche danza, ballo, in particolare il tango. È qui, in piazzetta San Nicolò, che il tango ha conquistato tutti, turisti, residenti e ballerini. Siamo al Giardino delle Duchesse, ma in questi giorni potremo davvero chiamarlo il Giardino degli Artisti. Infatti dietro di me ci sono decine e decine di bancarelle dell'arte ed artigianato. Il festival è anche questo. Miscelano la musica classica alla musica rock, jazz, folk, per trasformare le composizioni autentiche del giovane Mozart in veri e propri pezzi originali. Sono i Mozart Band e vengono dall'Austria. Joel Rodriguez è un musicista brasiliano, ma un grande amante dell'Italia. Suona musica carioca con una specialissima chitarra che, pensate, ha costruito insieme all'aiuto di un liutaio brasiliano. Suoni, musica e colori, vi abbiamo presentato la Ferrara dei Baskers. Noi vi diamo appuntamento il prossimo anno per il Ferrara Baskers Festival 2017.